Io gli voglio veramente tanto bene, per me è come un padre. Salvatore Borsellino. Grazie a tutti, io ringrazio soprattutto quei tanti ragazzi, quelle tante persone che ho incontrato oggi qui e che vengono da tutte le parti d'Italia. Sono quei ragazzi che io incontro quando vado in giro per l'Italia a gridare la mia rabbia e a cercare di suscitare nella gente quella indignazione che io ritengo che tutti dovrebbero avere nel vedere il baratro nel quale stanno facendo precipitare il nostro paese. Vedete, ieri sono a Alfano, mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, abbiamo pensato di proiettare un video nella quale si vedranno delle immagini crude, si vedranno delle immagini della strage, delle immagini di Paolo. E mi ha chiesto se poteva farlo, se pensava che io ne sarei stato in qualche maniera colpito, in qualche maniera sconvolto. Vedete, io quelle immagini di quelle stragi non mi sconvolgono affatto. Io quelle immagini di quelle stragi vorrei che venissero proiettate ogni giorno alle televisioni in Italia, perché la gente si rendesse conto di quello che è stato fatto, si rendesse conto di qual è il sangue sul quale si fonda oggi questa disgraziata Seconda Repubblica. La Repubblica di oggi è fondata sul sangue di quei morti. E per me vedere quelle immagini non mi sconvolge, ma una cosa mi sconvolge: vedere le immagini degli stragi dopo aver visto quelle due persone che prima parlavano di dell'Utri, parlavano di delle bombe che mettevano dell'Utri e ridevano, ghignavano rispetto a quelle cose. Ecco, quello mi sconvolge. Io vorrei che quelle due persone venissero messe in una cella come mettevano quegli assassini di Arancia Meccanica, aprirgli gli occhi, costringerli a tenerli aperti e vedere in continuazione con le stragi. Ecco quello che vorrei. Io ho visto oggi quelle stragi e mi sono ricordato di una cosa che mi ha detto Gioacchino Genchi, che è arrivato sul luogo della strage 2 ore dopo che la strage era successa. Io ci misi 5 ore a sapere che mio fratello era morto, perché la televisione dava notizie contraddittorie, dicevano forse è stato ferito un giudice, sono state ferite degli uomini della scorta. E poi fu mia mamma che 5 ore dopo mi telefonò dall'ospedale e mi disse: tuo fratello è morto. C'era qualcuno però che si chiamava Contrada che lo seppe 80 secondi dopo che mio fratello era stato ucciso. E io vorrei, io chiedo, io grido, voglio che queste cose vengano a finire davanti all'aula di giustizia, che ci siano processi per queste complicità che ci sono state all'interno dello Stato. Ecco perché, l'avete sentito di cosa parlavano Berlusconi dell'Utri? Ecco perché vogliono proibire le intercettazioni, perché quelle cose noi non possiamo sentirle, perché noi quelle cose non dobbiamo sentirle, se no ci rendiamo conto di quella che è oggi la classe politica che ci governa, ci rendiamo conto di chi oggi ha occupato le istituzioni. Il più grande vilipendio alle istituzioni è che certe persone indegne di occupare quei posti occupino quelle istituzioni. Questo è il vero vilipendio sulle istituzioni, questo è il vero vilipendio allo Stato. È il fatto che una persona che è stata chiamata alfa in un processo che poi non è potuto andare avanti perché è stato bloccato, come tutti gli altri processi che riguardano i mandanti occulti, che riguardano i mandanti esterni, il vero vilipendio alle istituzioni, che alfa oggi
possa occupare un posto così alto all'interno delle nostre istituzioni. Genchi arrivò in quella piazza 2 ore dopo la strage. Mi ha raccontato Genchi che lei aveva conosciuto Emanuela Loi un mese prima, perché faceva da piantone alla barbera. Era una ragazza che non era stata addestrata per fare il piantone, per fare la scorta a un giudice ad alto rischio di vita come Paolo Borsellino. Eppure quel giorno era lì a difendere con il suo corpo e nient'altro che con quello Paolo Borsellino. E questi sono gli eroi, questi, non quelli che di cui parla Berlusconi, parla del Nutri dicendo che Vittorio Mangano deve essere considerato un eroe.